squadra probabilmente favorita numero uno perché c'è il campionato, non è cosa tutti i giorni. Qual è il segreto? Il segreto è il lavoro, hai detto tu, l'abbiamo preparata bene. Il mister ci ha chiesto di fare determinate cose e noi ci siamo riusciti al 100%. Quando fai le cose che provi ti viene tutto più facile. Oggi si è visto. Abbiamo anche, secondo me, una buonissima gamba. Perciò continuiamo così e andiamo avanti. Noi stiamo lavorando anche su questo, perché dobbiamo sicuramente i numeri non ci aiutano, perciò dobbiamo lavorare su quando andiamo fuori casa, perché abbiamo un atteggiamento un po' diverso. Non voglio cercare alibi, però quando vai magari fuori casa non trovi un'area così diversa, per i tipi di giocatori che magari non sono alibi, però un po' ci facciamo, fino adesso ci siamo fatti prendere. Però adesso secondo me basta parlare di questa cosa qua, perché sennò ci buttiamo le cose addosso, cerchiamo di lavorare e preparare questa partita una dopo l'altra nel migliore dei modi e cercare di andare a fare il risultato. Questo. Ciao Rosario, rispetto alla gara di Caserta, ma come post partita, quanto hanno influenzato le parole di Lucarelli, la prestazione di squadra e l'atteggiamento che si è visto oggi in campo? Avete voglia anche di dare una risposta positiva? Sicuramente, dopo Caserta tutti quanti eravamo ammaricati, però non c'era tempo di piangerci addosso, perciò dovevamo subito ripartire, perché sapevamo che Lecce è una squadra forte, a detta di tutti dice che vince il campionato, e volevamo confrontarci e oggi è andata bene, abbiamo fatto una grande partita. Sicuramente, noi sappiamo che il nostro pubblico in Serie C non ce l'ha quasi nessuno, anzi, secondo me nessuno. Sappiamo di dovergli dare tanto, però dobbiamo stare sereni, tranquilli, senza tutta questa ansia che magari avevamo gli anni passati. Se dobbiamo pensare più al campo che al resto. Il mister ci sta trasmettendo questo, perciò oggi, per quanto riguarda oggi è stato bello per me e Andrea. Perché siamo tutti importanti, questa squadra l'ha dimostrato, possiamo giocare tutti, oggi il mister ha fatto giocare Esposito, Marchese che le scorse partite, Marco stesso che da capitano è stato tre partite fuori, perciò questo è un gruppo forte e l'ha dimostrato in mezzo al campo, non con le parole.